Allora, continuiamo con questi interventi. Questa pubblicazione è realizzata con il contributo del nostro ente e dà conto di una giornata di studi svoltasi nel luglio 2011 nell'ambito del grande progetto espositivo Guariento e la Padova Carrarese, da noi promosso insieme al Comune e alla Diocesi di Padova. La giornata ha offerto un'occasione di approfondimento per comprendere il senso e il valore della produzione pittorica di un artista e di altri maestri a lui contemporanei, che hanno contraddistinto con il loro estro e la loro originalità il Trecento padovano. Il dibattito si è focalizzato soprattutto sul tema degli importanti restauri di alcune opere di Guariento, Giotto, Giusto de Menabuoi, sostenuti dalla nostra fondazione in occasione di una mostra che ha riunito, per la prima volta in un'unica sede, la maggior parte delle opere del cosiddetto maestro delle gerarchie angeliche, a confronto con la produzione artistica di maestri a lui contemporanei. Ci auguriamo che queste pagine possano offrire la possibilità di avvicinarsi a veri e propri capolavori dell'arte trecentesca, suscitando nel lettore ulteriori spunti di riflessione su un evento espositivo dedicato al primo artista di corte a Padova, testimone emblematico di un'epoca di straordinario sviluppo per la nostra città. Antonio Finotti, presidente Fondazione Cassa del Risparmio di Padova e Rovigo. E poi qui c'è un ultimo intervento del Monsignore che vi leggiamo. Guariento ha popolato gli angeli di cielo di Padova. Ha popolato di angeli il cielo di Padova, scusate. Ciò che meraviglia è che non ha popolato il cielo di una chiesa, ma ancora di più le abitazioni del potere, quello dei Carraresi nella Padova del Trecento. Ogni opera d'arte può e deve essere letta coi criteri dell'arte stessa, coi criteri della storia. Ogni opera d'arte religiosa può e deve essere letta anche coi criteri della fede e della teologia. Pena l'impossibilità di cogliere la ragione profonda della bellezza e quindi del messaggio che l'artista ha voluto lanciare. Non c'è dubbio, infatti, che Guariento, come Giotto nella Cappella degli Scrovegni, Giusto de Menabuoi nel battistero della cattedrale, Altichiero da Zevio e altri, non abbia avuto solo obiettivi estetici, ma si è posto prima di tutto obiettivi spirituali. Oggi parliamo di comunicazione catechistica o spirituale. A ben guardare è proprio questo che suscita emozione, oltre che ammirazione. Un'opera d'arte può essere qualificata religiosa non tanto per il soggetto religioso che vuole rappresentare, ma ancora di più per l'afflato di fede che la ispira dall'interno. Nel nostro caso, Guariento ha espresso la propria fede, la propria visione del mondo, della vita, delle realtà terrene. Visione che egli attinge totalmente dalla Bibbia, dal Vangelo, dalla fede cristiana e dalla liturgia. I suoi famosi angeli, infatti, sono contemporaneamente diaconi in ambito liturgico, camicia, dalmatica, stola.
perché svolgono azioni sacre in nome di Dio e contro il maligno. Sono principi con diadema e scarpe di seta. Sono soldati armati di lancia e scudo per combattere e difendere. Sono un esercito inattaccabile. Sono alti rispetto alla bassezza dell'uomo e del maligno. Sono sorgente di luce e di colore contro il nero del male e della morte. Portano vistose ali colorate che esprimono lo spirale del vento e dello spirito. La libertà di movimento, la tempestività dell'intervento. Sono signori seduti in trono con in mano le sorti del mondo. Sono giovani, belli. Sembrano non avere età perché sono espressione di valori, di ideali che non muoiono mai. Guarento li ha collocati in alto, nella stanza del potere e della vita quotidiana dei Carraresi, quasi esprimere l'origine del potere e la qualità del potere terreno, del potere politico. Viene dall'alto, è protetto e garantito, ha come criterio la giustizia e il bene secondo il progetto di Dio. Deve porsi a difesa dei cittadini contro i pericoli del male e contro le insidie del maligno. Guarento quindi stabilisce quasi una continuità tra chi governa il mondo dall'alto, cioè Dio stesso, i suoi inviati, gli angeli divisi nelle loro schiere e con compiti diversi e complementari, e il potere terreno di chi governa la città. Alla fine si può dire che Guarinta propone nella sua opera pittorica una lettura teologica del potere politico, secondo la teologia e la cultura del suo tempo e della città in cui vive. Monsignor Paolo Di Doni, vicario generale della diocesi di Padova. Poi qui comincia il libro vero e proprio. C'è un sommario. Da Guarenza, giusto da Melabò, studi, ricerche e restauro. Però qui ci dobbiamo fermare perché siamo già ad 8:15. Bene.